Ciao ragazzi, oggi voglio condividere con voi una soluzione che possiamo realizzare con i nostri timbri, anzi i timbri fatti da noi. Voglio mostrare alcuni che ho realizzato. Queste due conchiglie, cioè sempre oggi nel tema mare. Ho realizzato anche un piccolo pesciolino. Questa pietra con corallo e due stelle marine e certamente la regina del mare, la sirena. Voglio mostrare una composizione che ho realizzata con questi timbri, alcune tecniche interessanti e anche come si fa un imballaggio che può essere un regalo o anche per conservare i nostri timbri. Inizio con questo corallo. Ho scelto questa carta colore lavanda, glicine. Il colore dell'inchiostro rosso, tutto rosso, farò tutto monocolore. Qua, quello che mi piace di questi timbri realizzati da noi, ricordate, ho insegnato il tutorial di questi timbri, c'è qua nel canale, possiamo trovare. Metto anche alcune conchiglie, voglio fare come una cornice di conchiglie. Gli altri tipi di conchiglie che ho realizzato. Pesciolino qua, e come sempre la sirena. È molto semplice realizzare questi timbri. Basta un pezzo di legno e la gomma, il foglio gommato. Adesso con un pennarello e una penna biro, tutti nel colore rosso, che è il colore dell'inchiostro, io inizierò a fare alcuni dettagli, aggiustare alcuni punti piccoli dei disegni, dei timbri. Per esempio faccio la faccina della sirena, aggiusto alcuni dettagli per fare il movimento. Vedete il pesciolino. Con il pennarello io aggiusto qua il corallo, con la parte doppia del pennarello faccio alcune alghe. Molto bello questo effetto che dà come un degradé. E con la penna biro io faccio come finisco la cornice. Così tutte le conchiglie sono unite. E con la penna gel bianca io faccio alcuni dettagli di luce. Molto bello. Avete visto come cambia? Così. Ho messo anche alcune stelline, un po' di glitter, per chi piace questi dettagli più luminosi, come possiamo dire, proprio sparkle. Mi piace tutti e due i stili comunque. Un'altra tecnica è utilizzare il pennarello sul timbro, cioè ho preso qua due colori, uno rosa e un celeste quasi turchese. Inizio con rosa, io faccio le pinne, faccio la coda e la faccina, e con il celestino faccio più la parte centrale. Fa un bel effetto di degradé. Qua il fuoco non mi ha aiutato tanto, ma io voglio mostrare un'altra carta, questa carta che ho realizzata con carta riciclata. Avete visto di un lato il pesciolino, di altro lato il corallo, solo la punta. Un bel effetto con un timbro realizzato da te. Utilizzi i tuoi. E quello che ho detto dell'imballaggio. Ho trovato una scatola che era perfetta per questi timbri.
la grandezza perfetta. Avete visto? Sembra un cestino. Avevo pensato, un cestino che un pescatore porta al lago, porta al mare per pescare. Quindi niente meglio per un set di timbri del fondo del mare. Ho messo la carta crespa sotto e ho adagiato perfettamente i timbri. Questo per un regalo o anche per conservare è molto bello. Mi piace tutto dentro di scatoline, così è organizzato e con bellezza. Così chiudiamo la carta. Ma per un regalo, anche per conservare, manca qualcosa, no? Ho visto che l'imballaggio delle patate veniva con un pezzo che era una retina. Che ho fatto? Ho tagliato la forma dell'interiore della scatola, che è di plastica questa retina, e ho incollato questi quattro pesciolini di carta riciclata dipinti con pennarelli normali. Guarda, dietro ho messo un pezzo per incollare, per mantenere. Guardate che bel effetto. Questo già cambia tutto. Una sorpresa. E il coperchio, ho preso due pezzi di spago, ho incollato qua e qua, con un pezzo di cartone per mantenere. E così ho fatto. Avete visto? C'è un fiocco, ho incollato un po' qua e a punta del fiocco ho messo questo pesciolino di cartone con un nome timbri by Marcello. Puoi mettere il nome di chi va a ricevere il regalo o anche il tuo nome. Spero vi sia piaciuto questo video con questa idea e vi aspetto nelle mie altre social media come Facebook by Marcello o Instagram by Marcello Carboni. Ah, e mettete un pollice in su in questo video e iscrivetevi nel mio canale, così questo progetto può crescere ancora di più e sarà un piacere poter trovare nuove soluzioni e creare tantissimo per voi. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!